Qui abbiamo il Freaky Flex, una creatura in gomma da 3 pollici realizzata con una particolare mescola, molto più flessibile della normale gomma ed arricchita appunto con il sale micronizzato, lo shrimp scent e un attivatore di colore UV che fa sì che tutta la gamma colori su quest'esca abbia la caratteristica di essere UV active, cioè essere reattiva ai raggi ultravioletti, che sono gli ultimi che scompaiono all'interno della colonna d'acqua, perciò i colori sono sempre brillanti e accesi anche in profondità. Appunto, vedi le appendici posteriori con le loro due palline emettono grandi vibrazioni e poi abbiamo i flap e appunto le chele su questa creatura che emettono vibrazioni per attirare l'attacco del pesce. Altra caratteristica fondamentale di questa mescola è una mescola galleggiante, perciò quando l'esca è sul fondo, qualsiasi sia il montaggio che faremo, l'esca sarà con l'effetto stand up in quanto galleggiante. Perciò Texas, Carolina, split shot, qualsiasi tipo di innesco noi facciamo, testa piombata, l'esca sarà sempre galleggiante, perciò starà sempre stand up. Pertanto rendendosi più mangiabile dal pesce. Eccolo che arriva, vediamo se ne ha voglia. Ecco, sì, è tutto il giorno che gli tirano in testa delle esche, ormai si saranno un pochino spazientiti. Ecco appunto come vi dicevo, la creatura è realizzata in questa particolare gomma estremamente elastica, vedete l'estensione che ha appunto, pertanto assolutamente resistente e morbida. Questo invece è lo Stick Flex, 2 pollici 75, medesimo materiale del Freaky Flex, pertanto elastico, arricchito con il sale, l'attrattivo shrimp, lo scent e l'attivatore UV per i colori. Anche questa è un'esca che si presta a molteplici tipi di innesco e anche per quest'esca un assetto assolutamente verticale in quanto floating. Con un'esca come questa si può anche montare un amo Texas, tenerla spiombata e pescare addirittura a galla con colpettini di canna, come si farebbe con una stick bait per animarla e dargli appunto una presentazione diversa. Ok, cambiamo esca, facciamo vedere il trago spintail. Ecco, qui invece abbiamo il trago spintail, un'esca che scatena l'attacco del predatore per reazione. Eccolo, eccolo, eccolo che se lo mangia. Eccolo.